Occhio che sta arrivando. Ma tanto io non cado. Prima o poi cadi, fidati. Io sto a sinistra e non mi becca. Ma insomma, Maria Stella, lo dica a te che sei il ministro dell'istruzione. 77 milioni in meno alla cultura. Dai, così blocchiamo il FUS. Beh, lo dice anche la poesia del Manzoni. E i FUS, siccome immobile... Ma questa ci è o ci fa? Rispondi, dai. È passata la legge sulla giustizia. Ti devo far rosicare. Non so. Ciao, Hilda. Ancora lei cosa vuole? Il mio governo ha approvato la riforma della giustizia. Stai facendo la bile? E perché dovrei? Quando il giudice sbaglierà, pagherà i danni di tasca sua. Mi sa che oltre alla toga rossa avrai anche il conto in rosso. Ride, eh? Ride. Guardi che serve che l'approvino anche le camere. E poi la firma il presidente e poi lo conferma il referendum. Passeranno almeno 3 anni. E beh? Faccio in tempo a farla condannare e a farla arrestare. La sua riforma servirà per il suo successore. Ha fatto un favore a Tremonti? Spegnete la musica! Ghedini, vieni qua! Macribbio, sono ancora processabile! Allora non ci siamo capiti! Hai sentito? Silvio vuole imporci la separazione delle carriere. Pazzesco. Quindi o fai le indagini o giudichi. Dobbiamo reagire. Costringiamo Silvietto a scegliere tra le donne e la politica. Ok, ragioniamo a bocce ferme. Tu che ne pensi? Allora proponiamo la separazione delle carriere delle papi girl. Giusto. Dovranno scegliere tra la Camera dei Deputati e la Camera da letto. Sei pazza. Me ne prendo la responsabilità. Meglio un giorno da giudice che 100 da PM. Benvenuti alla rubrica Niki e le stelle. Oggi facciamo il quadro astrale agli amici del 29 settembre nati nella bilancia con ascendente in Mediaset, Publitalia, Medusa, Rai e Mediolanum. Avete brillantemente superato i vostri problemi di salute con un cerotto in faccia, ma per risolvere gli altri problemi vi ci voleva piuttosto un cerotto sulla bocca. In vostro soccorso comunque da lunedì ci sarà il pianeta Ferrara in congiunzione con Minzolini. Annunciata eclissi di informazioni. Amore, 5 palle, quindi Spinelli è preavvisato, altre spese in arrivo. Umberto, dai, staccagli la spina. Ma che vergogna, adesso aumenteranno anche il biglietto del cinema. Vabbè, ma io non ci vado al cinema. Io sì, e poi non puoi non considerare i 27 milioni tagliati alla cultura. Beh, mi piace l'ignoranza. Vabbè, allora almeno sii sensibile sul problema che entro 10 anni non ci saranno più pediatri per i bambini. Tanto in Italia i bambini non li fa più nessuno. Tra 10 anni ci saranno solo i figli dei neger. E chi se ne frega se i figli dei neger sono senza pediatra? Tanto non gli faremo mai guadagnare i soldi per comprarsi le medicine. Come ho potuto immaginare di allearmi con te? Perché hai troppa fantasia. Vai troppo al cinema. Mannaggia lo paperone, in galera tutti i marioni. Se è vero come è vero, che mi chiamo Tonino, ma dovete lasciare finire a cantare. I can get no constitution. Oh, c'è l'ama station altala, che puoi far, puoi rubar, puoi ingannar, che ci azzecca, che ci azzecca, ora basta, qui non va, il diritto è cosa seria, se te vesco a rubar, o da chiappo ad imbrogliar. In galera devi andare, carceration, yeah yeah yeah. E vai che mi cante,
Santa Madonna, dovete lasciare finire a cantare, capite? In galera, tutti i marioli! Cari amici degli sgommati, inauguriamo oggi la rubrica Cosa fare nel weekend? Par condicio, la rete mi ha affiancato l'onorevole Santa anche, Santa Madonna! Io non affianco nessuno! Io a te al massimo ti faccio l'affiancata! Sei tu che sei mio valletto! Anzi, mettiti là e fammi il gobbo! Dani, mannaggia Peperone! Non fare subito la prima donna, capito? Ma quale prima donna? Io sono il primo uomo di questo programma! L'unica che ha veramente le palle! Se torna magistrata, a questa la arresto per uso improprio del dito medio, se me lascia venire a parlare. Comunque, cominciamo a dare gli appuntamenti. Allora, domani, mi raccomando, tutti a Roma, a Piazza del Popolo, a difendere la Costituzione. Ma quale piazza? Ti pare che mi faccia rovinare il weekend da un pezzo di carta? Ma che c'è zecca, Daniela? Anche tu hai giurato fedeltà alla carta! Sì, ma quella di credito! Oggi è l'11 marzo, data storica! È il compleanno del nostro capo Rupert Murdoch! Ci abbiamo una sorpresa! Caramba, ci sono tutti i tuoi parenti italiani! Guarda chi te vuole salutare! Ciao Rupert, sono Pierluigi! Non so se ricordi, il nipote di una cugina della zia di tuo cognato! Stanno a Sydney! Auguri! Rupert, guarda poi chi c'è sta che te vuole salutare! Ciao Rupertini! Sottolina, il figlio di Giovanni di Isernia, detto Stortella! Il nipote di una zia di seconda grado del cugino della sorella acquisita di tua suocera! Ti ricordi, sì? Auguri! Chi altro è parente del capo? Anch'io! Lo vedi, Ruperto, qui a Sky siamo tutti una grande famiglia! E quindi facci continuare, prego! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, sorella! Happy birthday to you! E adesso si balla con la Sora Jasira! Vai e buon weekend a tutti! Che pure il papi forse sta di si è messo a occupare e se stiamo desperando. Todas la gendina nascondemo il cellulare, già da tempo stanno intercettando. Il magistrato mo ci indaga, ma non so tras che se magna tocca che se li buttamo sulla piazza. Questo mercato, ste mestiere fanno.